Ascoltatori di Radio Piper, sono Alessandra e sono qui alla fiera di Pordenone dei radioamatori. Non perdetevi questo giovedì alle 21 l'intervista in esclusiva che abbiamo realizzato insieme a Daniele, Francesco e Marco della ditta Copyart, all'ispettore superiore Dorigo Mauro della questura di Pordenone, al professor Ivano Mazzarotto dell'istituto Kennedy, ad Alain Modulo e Dennis della Linux Arena, a Fulvio Romanin della ditta Ensoul, a Igor della Game Source, ad Alberto che ci spiegherà l'utilizzo dei droni e infine a Daniele Taliani, uno degli organizzatori storici della fiera. Sintonizzatevi tutti quanti giovedì alle ore 21. Ascoltatori di Radio Piper, sono Alessandra e siamo qui al padiglione 5 all'interno della Linux Arena con Alain Modulo, che adesso ci racconterà un po' che cosa stanno proponendo qui alla fiera del radioamatore e al FAICAR per quanto riguarda Linux. Ciao a tutti, è già quasi 11 o 12 anni, abbiamo perso i conti, che siamo qua presenti alla fiera del radioamatore col nostro stand. Ci stiamo ingrandendo sempre di più, siamo circa un centinaio di soci attivi. Ecco il pinguino. E cosa proponiamo? Proponiamo fondamentalmente software libero con sistemi open source, quindi Linux. Significa open source? Significa esattamente software libero. Quindi proponiamo dei sistemi che molti di voi forse cambieranno stazione, non fatelo ancora perché li avete in tutti i sistemi dei telefonini Android. Ad esempio, il software libero si trova come sistema Debian anche ad esempio nella stazione spaziale internazionale, quella della famosa Samantha Cristoforetti ora, che ci sta volando sopra la testa. E perché c'è il software libero e perché c'è Debian? Perché è un sistema estremamente solido, privo di virus e privo di un sacco di altri problemi di altri sistemi, per cui è solido ed evita di cadersi sulla testa. Questi sistemi sono anche nell'80% di quando noi digitiamo qualsiasi www.qualchecosa, e per cui anche tutta il circa i tre quarti di internet a livello mondiale è gestito da sistemi Debian Apache, cioè i server che fanno girare il mondo internet è gestito su software libero e su Linux. Anche tutta la parte economica e finanziaria, quindi parliamo di borse mondiali come NYSE, Nasdaq, e quindi dove girano veramente un sacco di soldi, anche lì tutti i sistemi sono Linux. Esatto. So che qui all'interno della fiera date la possibilità, acquistando una USB, una chiavetta USB, di provare da casa il sistema operativo Ubuntu. Sì. E in modo poi da testarlo e quindi poi valutare se formattare il computer e installare definitivamente Linux, giusto? Ecco, per chi volesse poi fare una cosa del genere dopo allora, la fiera. Allora, la prima cosa, lo dico da diretto interessato, la prima cosa, noi non parliamo mai di formattare il computer. No, infatti la cosa serve. No, ma è giusto così. La prima cosa è che noi distribuiamo queste chiavette, quest'anno è la prima volta che proviamo questo esperimento che funziona molto bene. Dentro la chiavetta ci sono 8 sistemi operativi, non solo Ubuntu, cioè tutti quelli che state vedendo in fiera, Debian di cui ho appena parlato, Ubuntu, Sodi Linux, sistema di nicchia ma che viene usato nelle scuole per risparmiare un sacco di soldi. Se una LIM a scuola commerciale costa 2500 euro, LIM cos'è, la lavagna? La lavagna multimediale, ok, quella che tutti utilizziamo nelle scuole, noi la mettiamo su con 100 euro per capirci, cioè la cavetteria spicciola è niente di che. Si inserisce la chiavetta a PC spento e si sceglie il sistema operativo che si vuole utilizzare. Funziona tutto nella chiavetta, non si scrive niente nel computer, per cui non abbiamo nemmeno problemi a distruggere i nostri file, fin tanto che poi non ci piace talmente tanto che lo vogliamo mettere residente, cioè installare nel computer. Guide ce ne sono un'infinità su internet, però ci siamo anche noi il martedì sera dalle 19.30 alle 22.20 ogni martedì sera al Polo Tecnologico di Pordenone, che è la strada che da Pordenone porta verso Rovereto.
Redo Aviano, vicino all'Opera Sacra Famiglia Villaggio del Fanciullo, siamo attaccati, è quel gran bel polo tecnologico di colore rosso. Siamo lì 3 ore e vi dedichiamo tutto il tempo per capire cos'è, installarlo, aiutarvi anche a fare il backup dei file, capire come funziona, eccetera eccetera. E una precisazione, noi le chiavette le diamo dietro a chi vuole farci un'offerta, perché siamo un'associazione di promozione sociale, non facciamo lucro, non lo facciamo per mestiere, siamo dei volontari, per cui i fondi che raccogliamo li utilizziamo per alimentare la nostra associazione. E concludo dicendo che proprio ieri ci abbiamo in statuto il fatto che i fondi che raccogliamo poi li devolviamo a sua volta per altri progetti. Stiamo ospitando qui in stand Linux Arena quest'anno 3 ragazzi dai 17 ai 19 anni, programmatori proprio, uno dei quali sta diventando parte della comunità mondiale di Ubuntu e di Debian, quindi è quello che potrà mettere i programmi fisicamente. Lui deciderà che i programmi che noi poi scarichiamo con un semplice click, lui decide di metterli e li scrive, quindi abbiamo donato a lui una parte di quello che raccogliamo, proprio perché sono giovani, molto molto in gamba, volonterosi e gratis anche loro come tutti noi, per cui è giusto che sia così. Ti ringrazio tanto Alain, mi raccomando andate a trovarli, quindi il martedì martedì sera dalle 19:30 alle 22:20. Ecco, perché veramente l'entusiasmo è contagioso e installeremo tutti Linux davvero, perché siete davvero dei grandi. Grazie ancora e a presto. Ciao. Ascoltatori di Radio Piper, sono sempre Alessandra, adesso sono qui in compagnia con Dennis, sempre all'interno della Linux Arena, che ci suonerà qualcosa apposta per noi. Allora, adesso sto proprio usando questa distribuzione che si chiama KX Studio ed è una derivata di Ubuntu, ma in sintesi è Linux per i musicisti. Quello che sto facendo adesso è costruendo una canzone abbastanza famosa, nel senso che gli AC/DC li conosciamo tutti. Ecco, e ora nella giornata di oggi, diciamo che in un paio d'ore dovrei farcela, voglio registrare Else Bells. Ok, quindi se magari ripassate tra un attimo sentirete Else Bells registrato. Allora ritorniamo, ci vediamo dopo. Ok, ciao.